Ciao a tutti, sono Luigi e sono un dottore in fisiologia dello sport. Tra breve parleremo dell'anatomia del cuore. Il cuore è grande circa come un pugno. Pesa tra 200 e 400 grammi ed è localizzato tra i polmoni al centro del torace. Il cuore è avvolto dal pericardio, che è un tessuto membranoso. Il miocardio è lo strato intermedio del cuore ed è costituito da un muscolo striato involontario e rappresenta buona parte della massa cardiaca, mentre l'endocardio rappresenta lo strato interno del cuore ed è costituito da tessuto connettivo e tessuto epiteliale. Il cuore presenta quattro cavità, due atri, due ventricoli, che sono separati dal setto. Il cuore può essere considerato come una pompa. Il lato sinistro spinge sangue in tutto il corpo mediante la circolazione sistemica, mentre il lato destro spinge il sangue al polmone tramite la circolazione polmonare. Inoltre, il cuore presenta quattro valvole unidirezionali. La valvola tricuspide, che è situata tra l'atrio e il ventricolo destro, la valvola mitrale tra l'atrio e il ventricolo sinistro, mentre le valvole semilunari sono situate rispettivamente tra il ventricolo sinistro e l'aorta e tra il ventricolo destro e l'arteria polmonare. Le valvole cardiache svolgono un ruolo molto importante, in quanto che impediscono il reflusso del sangue, il che è cruciale per l'efficienza cardiaca. Sebbene il cuore può essere visto essenzialmente come una pompa, tuttavia è una pompa davvero speciale ed è importante che la sua contrazione sia coordinata e regolata. Infatti, il cuore presenta un sistema elettrico che include il nodo seno-atriale, il nodo atrio-ventricolare e il fascio di His, e tale sistema ottimizza il riempimento cardiaco e la propulsione del sangue. In conclusione, il cuore è un organo complesso che, fungendo da pompa efficiente, spinge il sangue in tutto il corpo. Grazie per la vostra attenzione. E se volete contattarmi, potete vedere in sovraimpressione l'indirizzo del mio sito web e l'indirizzo delle mail. Grazie e arrivederci.